Ciao, allora, per il video di oggi volevo mostrarvi come trasformo un plaid acquistato all'IKEA che costa veramente pochissimo e calcolate che comunque di tessuto ne avete 130x170, per cui è veramente diciamo un affare. Comunque, vi stavo dicendo, volevo trasformare questo plaid in una vestaglia da utilizzare in casa. Il modello è molto semplice, è veramente facile da realizzare, questo costa pochissimo, comunque. E se non utilizzate quello di IKEA potete sia andare a comprare magari in un emporio la stoffa, cioè il plaid, o comunque tipo potete anche utilizzare dei plaid che avete a casa che non utilizzate più. E io vi lascio il tutorial e intanto vi mando un bacione e niente, vi lascio il tutorial. Ciao! Allora, questo è il plaid che ho scelto io ed è grigio, però sul sito trovate anche altri colori. Praticamente mi sono messa sul pavimento per farvi vedere meglio, ho piegato la stoffa a metà facendo combaciare le frange e partendo dal basso, ma in questo caso è indifferente, praticamente vado a togliere una striscia di 15 cm, misuro 15 cm e poi vado a ritagliare una striscia che mi servirà per la fascia. Poi dal pezzo che mi è rimasto vado a calcolare, sempre partendo dal basso, in questo caso fondamentale, 25 centimetri. Anche in questo caso appunto gli spilli. E invece per quanto riguarda la manica, dal laterale vado a misurare in altezza 30 centimetri, perché questa sarà l'altezza delle maniche. Poi senza passare il gessetto, ma se volete potete benissimo farlo, io sono andata ad appuntare gli spilli per diciamo segnare il tratto che poi dovevo andare a ritagliare. La stessa cosa vado a fare anche dall'altra parte, per cui 25 cm dal basso e 30 per la manica. E poi appunto vado a ritagliare questo rettangolo qui. Piego a metà la vestaglia e vado a praticamente ritagliare la parte centrale solo del primo strato, mi raccomando, solo il primo strato, infilo le forbici e vado a ritagliare tutto fino a sopra. In questo modo creo l'apertura davanti della vestaglia. Poi, per andare invece a ricreare la parte del collo, vado a misurare partendo dal centro 12 centimetri, anche in questo caso appunto lo spillo, e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, per cui partendo dal centro 12 centimetri e appunto lo spillo. Vado ad infilare le forbici e vado a tagliare fino, allo spillo. Ovviamente sia da una parte che dall'altra, e in questo modo avrò ottenuto il mio collo. Quindi vado a passare il punto dritto, nella parte che abbiamo ritagliato prima per chiudere la vestaglia. E per finire vado semplicemente a ritagliare in diagonale il punto sotto l'ascella appunto sulla manica, in questo modo riuscirò a rigirare meglio la stoffa e vado a diciamo rinforzare i tagli del collo con un punto a zigzag. E la vestaglia è finita. Adesso passiamo invece alla parte della cintura. Vado a calcolare 20 cm, la tengo piegata a metà, l'ho sempre tenuta piegata a metà. Vado a calcolare 20 cm che sono d'eccesso per me, per cui per non averla troppo lunga vado a ritagliare questi 20 cm. Appunto gli spilli, prima vado a passare la macchina con la macchina da cucire e poi vado a ritagliare. Poi apro la fascia e vado a lavorare, diciamo, al rovescio, per cui stoffa dritto contro dritto, appunto gli spilli e vado a fermare tutta la lunghezza della fascia che poi andrò a chiudere.
Anche in questo caso punto dritto più o meno a 1 centimetro dal bordo. Rigiro la fascia, mi aiuto semplicemente con le mani, uso semplicemente le mani. E poi vado a, diciamo, appiattire la cintura. Prendo lo spillo e vado a fermare la stoffa e poi farò 2 cuciture dritte sia da un lato che dall'altro. E questo è il risultato della fascia finita. In questo modo sta più piatta e mi piace molto di più. Quindi questa è la vestaglia una volta indossata, è molto calda e avevo pensato anche di farci delle tasche, probabilmente le aggiungerò più in là con gli scarti di stoffa che mi sono rimasti. Comunque, io spero che il progetto vi sia piaciuto. Avete visto, è molto semplice, non c'è bisogno di carta modello. Comunque, con il plaid è anche facile perché non si sfilaccia la stoffa, per cui solo punti dritti e siamo molto contenti. Resta molto lunga e se volete, appunto, la potete anche accorciare. Comunque, io spero vi sia piaciuta e niente, fatemelo sapere qui con un commento. Se la riproducete, come sempre, taggatemi sui social. Mi trovate giù i link in descrizione per seguirmi. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!